Ciao, anche questa settimana vi raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto in Commissione Esteri con il nostro resoconto settimanale. Sì, questa settimana abbiamo parlato sempre della proposta di legge sulla cooperazione internazionale. Già il governo dovrebbe nei prossimi giorni presentare una propria riforma. La nostra riforma sarà basata soprattutto sulla trasparenza e sul controllo da parte delle commissioni parlamentari del lavoro che viene fatto dal governo. E, al momento abbiamo già sentito varie associazioni. Nelle prossime settimane penseremo di sentire anche dei giuristi e dei tecnici proprio per avere un quadro generale della cooperazione e per proporre appunto una proposta di legge che si basi sui nostri punti fondamentali che sono appunto trasparenza e controllo. Per quanto riguarda invece gli emendamenti alla legge di stabilità della Commissione Affari Esteri, abbiamo presentati due. Il primo riguarda uno spostamento di 300 milioni di euro dalle missioni di pace verso la cooperazione, mentre il secondo, riguarda uno spostamento, anche questo, di 2,4 milioni di euro dai comites e CGIE. Verso, vengono in pratica spacchettati, 1 milione va verso l'aiuto degli italiani indigenti residenti all'estero e 1,4 milioni invece andrebbe agli istituti di cultura per il finanziamento dell'istruzione e dell'insegnamento dell'italiano all'estero. Poi questa settimana abbiamo avuto la fiducia che Letta ha richiesto alle Camere, fiducia che chiaramente il Movimento 5 Stelle non ha dato. È curioso il fatto che comunque Letta nel suo discorso parli di pluralismo all'interno delle aule parlamentari e poi effettivamente ci sia stato, soprattutto ieri, un attacco da parte di tutti i gruppi politici verso l'unica opposizione che c'è in Parlamento, cioè quella del Movimento 5 Stelle. Questo è stato veramente qualcosa di molto curioso, l'attacco che abbiamo avuto proprio ieri. Questo è quanto, vi salutiamo tutti alla prossima settimana. Ciao!